Con Fabio Lupo facciamo il punto sul campionato di Serie B. Per la trasparenza e la regolarità, la decisione più corretta, quella assunta proprio domenica scorsa all'Assemblea di Lega, no? Sì, non vedevo altro tipo di soluzione per garantire appunto linearità, trasparenza. Poi è chiaro che qualcuno sarà danneggiato, però mi sembrava giusto ripartire in una situazione in cui il finale di campionato fosse corretto, uguale e equilibrato per tutti. Assolutamente, imprevisto Covid per il Pescara, ma il Covid fa parte della nostra vita, purtroppo, anche se ne stiamo uscendo gradualmente. E poi l'exploit, diciamo così, dell'Ascoli sul campo della SPAL, che ha complicato lo stato delle cose. Sì, oltretutto è arrivato in un momento questo focolaio a Pescara, il momento in cui il Pescara stava trovando una sua identità, anche una certa continuità di risultati, e considerando che si apprestava ad affrontare tre dirette concorrenti, e diciamo che capitavano proprio nel momento giusto, però altra soluzione non poteva essere presa. E poi nel calcio mai dire mai, non si sa mai poi le combinazioni, quali sono quelle fortunate o quelle sfortunate, basta pensare a cosa è accaduto l'anno scorso. Dopo il Covid, la classifica fu stravolta, quindi non si può veramente mai dire. L'Ascoli certamente in questo momento qui sta dando una spallata decisiva al suo campionato e anche al discorso salvezza, rischiando, fra virgolette, purtroppo di archiviarlo, perché se dovesse continuare così, andare avanti così, potrebbe determinare un vantaggio tale da addirittura escludere i play-out, salvo il coinvolgimento di squadre che in questo momento qui insospettabili. Per i biancazzurri un tour de force, in 14 giorni 5 partite, però sarà un tour de force anche per le altre squadre. Insomma, sì, il Pescara avrà una gara in più da giocare, una partita alla volta. Bisogna pensare in questo modo? Qual è il tuo punto di vista? Sì, assolutamente, inutile stare a fare tabelle, programmi, perché poi vengono stravolte da un risultato negativo di altre squadre, quindi andare avanti in questa maniera qui, come hai giustamente detto tu, alla fine poi anche le altre giocano in modo ravvicinato e forse questo è l'unico piccolo vantaggio che deriva dalla compressione del calendario appunto al Pescara, perché le altre invece avrebbero avuto un calendario più diluito, invece lo hanno compresso anche loro. Però sicuramente serve una grande impresa, questo bisogna essere chiari, si tratta di una grande impresa e potrebbe anche non bastare. La delusione più grande del campionato, il Frosinone. 12 punti come il Pescara nel girone di ritorno, addirittura in casa non vince da più di 4 mesi, 5 dicembre, 3-2 sul Chievo. Sì, una grande delusione anche per quella che obiettivamente è la qualità dell'organico, perché onestamente è una squadra composta da giocatori importanti, che hanno fatto campionati importanti e quindi ci si poteva aspettare un momento di flessione, un momento di crisi, come è normale che accada in un campionato come quello di Serie B. Invece sembra essere entrata in un tunnel dal quale non riesce ad uscire. Proprio l'altro giorno vedevo Pordenone e Frosinone, due squadre che avevano ambizioni più o meno pari, dall'altra però c'era una squadra consapevole come il Pordenone che ha messo dentro spirito e voglia di vincere, e dall'altra invece una squadra rassegnata, così che si guardava intorno come se qualcosa non gli quadrasse. Ma invece credo che il Frosinone debba improvvisamente ritrovare motivazioni per non finire coinvolto in un discorso play-out che non avrebbe mai pensato di dover affrontare. Superlega è appunto la UEFA, la contrapposizione è frontale, ci sono questi club, top club europei, fautori di questa iniziativa. Si pensa sempre meno all'aspetto tecnico e molto di più all'aspetto finanziario. No, io direi che la contrapposizione è fra pochi ricchi che probabilmente non hanno mai giocato da bambini sulla spiaggia, non hanno mai pensato che il calcio potesse essere competizione, che vincere una partita poteva cambiare loro la vita. E quindi fra 12, 15, 20 ricchi e tutto il resto delle persone che magari sono diventate anche ricchissimi come Guardiola e Klopp, ma che sanno cosa c'è dietro quel percorso, sanno i sacrifici, la voglia di vincere, la voglia di competere, lo stimolo della vittoria, il bruciore di una sconfitta. Dall'altra parte invece conoscono solo il denaro, hanno vissuto la loro vita in funzione di quello e non riescono a concepire null'altro che il denaro. Spero che UEFA e FIFA sappiano contrastare nella maniera giusta questa aspirazione di pochi che contrasta contro il sentimento di tanti. Tra l'altro, ritornano le tue parole. Proprio un anno fa, in pieno lockdown, facemmo un'intervista e tu dicesti proprio testualmente: la crisi economica del calcio non è determinata dal Covid, ma dalla cattiva gestione del sistema stesso. Ci siamo.
Sì, purtroppo sono state parole profetiche, ma nemmeno troppo, perché alla fine era talmente evidente che fosse così. Ho spesso parlato anch'io di sostenibilità del sistema, di revisione non solo in Italia, ma proprio a livello mondiale, di ridistribuzione delle risorse per mantenere in vita, nel miglior dei modi, quello che è il gioco più bello del mondo, quello che appassiona tutti i bambini. Questo forse lo hanno dimenticato, questi pochi grandi ricchi lo hanno dimenticato, e io spero che tutti gli altri riescano a controbattere, a far capire quanto sia bello invece tornare a giocare le partite per vincerle e non vincerle perché si è più ricchi. Un anno sabbatico per Fabio Lupo, non per sua volontà, adesso però tornerà nell'agone. Ma non dipende da me, io l'unica cosa che ho potuto fare in questo anno è quella di farmi trovare pronto, come sempre, cercando di seguire il calcio a 360 gradi in Italia, all'estero. Questo è il mio lavoro ed è la mia passione soprattutto, quindi per fortuna quando nella vita di un uomo lavoro e passione coincidono, bisogna solo ringraziare il cielo, per cui lo faccio volentieri. Se ci sarà qualcuno io mi farò trovare pronto, altrimenti continuerò ad andare in questo splendido mare, a passeggiare e a frequentare questa bellissima città che è la nostra Pescara. Però si è parlato di Bari. Ma si parla di tante cose, ma poi io dico che poi nella vita bisogna essere concreti, bisogna sedersi a un tavolo, iniziare una trattativa per firmare un contratto, allora lì si parliamo di cose serie, il resto sono chiacchiere.